Siamo il 10 di agosto e dopo due forti temporali veniamo a dare un'occhiata nel bosco di quercia di bassa quota. Troviamo già qualcosa di interessante, una manita carina, la spissa forse. E qui abbiamo dei boletus sul sentiero, alcuni licoperdum, detto anche palle di lupo. Si dice che insomma a volte il fungo fa come vuole, no, sempre come vuole, perché quando meno te lo aspetti, cosa vuoi che ti dica? Quando meno te l'aspetti, guarda un po' te, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e altri due, belli questi, belli, 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 belli. Siamo sulla calaia, guarda, ti giri, guarda che roba, incredibile, che roba di ovulo, oh madonna, ma che roba, incredibile, qui se n'è a iodo, il fungo è matto, quel che vuol fare fa. Ancora ovuli, sono 36 totali, mamma mia. Boletus ce ne sono, ma di porcini no. Un boletus, detti comunemente da noi fron. Oggi 12 agosto 2022, siamo alla costa del nulla, perché nulla c'è tranne rare eccezioni. Qui dovrebbe esserci un bel reticulatus, forse è un nero. E ce n'è anche uno nero. Effetti del gelicidio. E anche oggi ovuli. Sono nati dei boletus che raramente ho visto nel bosco. Boletus appendiculatus, raro, definito ottimo. Ma che bel reticulatus! Un bel satanaccio!